In questo numero del Salus TG, nel Conte bis il Ministero della Salute all'esponente di LEU Roberto Speranza. Un nuovo farmaco per eliminare la presbiopia potrebbe arrivare nel 2023. Nuove linee guida per la medicina estetica dal dentista. A sorpresa è Roberto Speranza, il nuovo ministro della Salute nel governo, targato PD 5 Stelle. Il dicastero che sembrava dovesse rimanere al Movimento 5 Stelle, con la conferma della ministra uscente Giulia Grillo, è andato invece a Liberi Uguali. Nato a Potenza, classe 79, sposato con due figli e laureato in scienze politiche, Speranza è stato già deputato del Partito Democratico nella scorsa legislatura nella Commissione Esteri della Camera. Ha poi abbandonato il PD. Alle politiche del 4 marzo 2018, con Liberi Uguali, è stato rieletto deputato. Suoi due disegni di legge in materia di sanità presentati alla Camera, sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e per il riconoscimento di pubblico ufficiale ai medici contro l'aggressione in ospedale. Dire addio alla presbiopia, la condizione fisiologica legata all'avanzare dell'età che non permette di mettere a fuoco da vicino con alcune gocce di collirio al giorno. Potrebbe essere presto una realtà per milioni di persone over 50 che hanno a che fare quotidianamente con questo disturbo della vista, corretto spesso con gli occhiali. Un nuovo farmaco della Novartis potrebbe arrivare nel 2023, dopo la fine dei trial ancora in corso. Gli odontoiatri potranno eseguire terapie con finalità estetica, ma solo dove queste siano destinate alla cura delle malattie e anomalie congenite acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti. Così il Ministero della Salute ha risposto ai quesiti che la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane dell'SSN aveva posto al Consiglio Superiore della Sanità. Per relativi tessuti, precisa l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, si intendono le zone perilabiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all'area sottozigomatica.